Una o due giorni intensa ma proficua per quello che è diventato un appuntamento fisso nell'agenda nazionale. Roma, Ministero della Salute, quarta edizione della giornata dell'udito, che la ONLUS Abruzzese, Non Ascoltami Udito Italia, ha organizzato anche quest'anno. Evento promosso in concomitanza con il World Hearing Day, indetto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I maggiori esperti del settore si Siamo sono pieni di confrontati su orgoglio diagnostica e perché terapia, su prevenzione e l'intervento sensibilizzazione comunitario poi di tutte le fasce trascorre d'età della nelle popolazione. Ne è scaturito un documento di massimo rilievo, il Manifesto della Prevenzione, sottoscritto da tutti e che sarà consegnato all'Organizzazione Mondiale della Sanità nella sua sede di Ginevra. Proprio dall'OMS sono arrivati i numeri di un'emergenza che non può più restare sotto traccia. Oltre il 5% della popolazione mondiale, ovvero circa 466 milioni di persone, ha una riduzione dell'udito che incide pesantemente sulla qualità della vita. Numeri destinati a raddoppiare entro il 2050, quando una persona su 10 avrà una perdita uditiva disabilitante. 900 milioni di soggetti che peseranno in maniera significativa sui bilanci della sanità pubblica. All'attore Antonello Fassari è stato consegnato il premio Ambasciatore della Prevenzione 2019, che nelle edizioni precedenti era stato assegnato a Bruno Vespa e Lino Banfi. Il fondatore di Non Ascoltami Udito Italia, Mauro Menzietti, sottolinea che Anche quest'anno si celebra qui, nella prestigiosa sede del Ministero della Salute, la giornata mondiale dell'udito. E Non Ascoltami ha radunato i massimi esperti per sottolineare l'importanza di questo senso e dare l'indicazione dell'OMS, che è molto semplice, molto chiara e corrisponde proprio ad un'azione. Controlla il tuo udito. Questo è un gesto che tutti dovrebbero fare per fare prevenzione a tutte le età, dai bambini ai lavoratori che sono esposti al rumore, agli anziani che troppo spesso non conoscono il problema e non prendono provvedimenti. Ecco perché qui dal Ministero, dai massimi esperti e da Non Ascoltami parte un messaggio molto chiaro: la prevenzione è la chiave e riunendo le forze di tutti possiamo cambiare la situazione.